Siamo in uscita a breve con il disco. Entrambi i primi cittadini, quello legittimo Massimo Seri e quello pro tempore carnevalesco, la presidente Gian Marioli, sono stati d'accordo. Durante il periodo delle sfilate, migliaia e migliaia di persone si sono riversate a Fano con una conseguente ricaduta economica sulla città. Di parere un po' diverso invece Luciano Cecchini, presidente di Alberghi Associati, che lamenta un apporto alle strutture ricettive soltanto nella terza domenica di sfilate e per il quale la strada da fare è ancora tanta. Camperisti, nota dolente. Operatori del settore molto soddisfatti, che registrano presenze record di questa edizione con 200 mezzi ogni domenica e con punte anche di 500 nella domenica centrale, per i quali nei camper viaggiano minimo coppie o famiglie intere che spendono in città. Ma esponenti della carnevalesca invece sono piuttosto tiepidi verso questa presenza turistica. Ma sindaco o no, camperisti sì o camperisti no, in città, perché è stato aperto, ne è valsa la pena? Diciamo che possiamo segnare un pareggio tra chi, a telecamera spenta, ci ha detto che una gran differenza non c'è stata, o addirittura nulla, e chi invece ci ha dato una risposta positiva. È abbastanza gente in giro, soprattutto in negozio, sì. Abbiamo visto molto più movimento rispetto al solito. Però il carnevale ha portato un po' più di gente. Certo, sì, soprattutto turisti, gente di fuori, sì. Avete visto un incremento di clientela, un maggior movimento? Sì, soprattutto l'ultima domenica del carnevale. Ah, quindi diciamo, ci sono state affluenze maggiori? Sì, sì, sì. Solo per sbirciare o hanno anche comprato? No, hanno anche comprato. Abbiamo visto un incremento soprattutto il pomeriggio dopo le 4, perché tanto guardavano la sfilata, o la mattina quando ci sono le sfilate dei bambini, sicuramente sì. Tutte e tre le domeniche abbiamo lavorato. Voi avete notato un incremento delle presenze nel vostro negozio? Non abbiamo questa visione perché stiamo rifacendo il locale nuovo, quindi stiamo rinnovando. Ho notato chiaramente che c'era molta gente comunque in centro storico. Lavori in corso e quando termineranno a questo punto? Dovrebbero terminare assolutamente per forza stasera e quindi domani apriremo alle 9. Abbiamo cambiato un po' look.